Patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Questo video, da come avete letto dal titolo, si spacchetta. Che cosa si spacchetta? Girovagando per YouTube e guardando le mie adorate americane, ho notato questa ragazza che parlava di questo brand, di questa azienda che propone dei prodotti labbra insieme ad altri prodotti a random, insomma, ogni mese. Quindi è una specie di box che loro danno ogni mese alle abbonate e non, insomma. Mi spiego meglio. Si parla di Lip Monthly. È un'azienda che invia queste box con all'interno dei prodotti dai 2 ai 3 prodotti full size, quindi nella taglia dove poi vengono venduti, quindi il prodotto completo come in vendita, e dai 2 ai 3 prodotti invece in mini size, in sample, che sarebbero appunto i classici prodotti in omaggio. All'interno di questa box ci sono varie marche, quindi non trovate tutti questi prodotti di una marca, ma trovate vari prodotti di varie marche, tra cui la Revlon, la Glam Natural, la Purlis, la Bombshell, la Pixie, la City Color, la Jessie's Girl, la Peel Cosmetics, la Stila, insomma un sacco di marche che qua in Italia non troviamo, almeno fino adesso non si sono mai trovate. Come funziona? Allora, vi potete abbonare, quindi potete acquistare mensilmente queste box che costano $10 l'una, quindi nel mese che viene di novembre volete provare la box di novembre, esempio, quindi pagate questi $10, non siete obbligati ad abbonarvi ogni mese, però puoi anche provarle per un solo mese, quindi come ho fatto io le ho provate per un solo mese, però ovviamente me le hanno inviati gratis, è una collaborazione che è durata però solo una volta, magari a vita, magari, perché veramente dei prodotti fantastici, e credo che ne proverò altri. Non mi abbonerò per il semplice fatto che non so se ogni mese potrò tirar fuori questi soldi, però comunque ogni tanto sono sempre in tempo fino all'ultimo del mese ad acquistare la box di quel mese, quindi vedo magari sulle altre youtuber che cosa è uscito, e poi escono le stesse cose per tutti, ecco. La box si presenta o nelle box vere e proprie, le scatoline, oppure ultimamente sto vedendo che le sta inviando dentro le pochettine, quindi il pacco lo spediscono all'interno di una semplicissima busta con i pallini, quelli gommosi d'aria, insomma, come si chiamano, quelli apposta di imballaggio, insomma. Al suo interno troviamo la Lip Monthly Bag, questa qui di questo mese di settembre, devo farlo prima sto video ovviamente, non ho avuto tempo perché questo è il mese di settembre, è blu con la scritta Lip Monthly e le labbrine qua stampate. È molto molto bella, soprattutto perché non vedevo l'ora di aprirla per vedere che marche mi erano capitate. Speravo di provare magari qualcosa della Stila, però purtroppo questo mese, cioè nel mese di settembre, non c'è stato niente della Stila. Però altre marche che non conoscevo, alcune sì, alcune no, invece, che volevo provare. Prima di parlare di questa bag, volevo parlarvi di prezzi. Siccome noi siamo italiani, voi direte: ma com'è possibile che questo brand americano spedisce in Italia, all'estero, eccetera eccetera? Lo fa, però dovete pagare $9 di spedizione. Sul sito c'è scritto $5 o $6, ma è una gran cagata, nel senso che ho provato a fare un ordine perché volevo ordinare quella di ottobre, non sono riuscita perché poi ho inserito tipo i dati sbagliati, non mi ricordo che cavolo era successo, quindi poi non ero andata avanti, poi dovevo uscire, insomma nella fretta non l'ho continuato, però nel conteggio del totale c'era scritto che le spedizioni, insomma, in Italia venivano $9, quindi $10 di bag più $9 di spedizioni, andavo a spendere $19 e ho detto: caspita, sono tantissimi. Poi c'è un codice sconto che si chiama Fall qualcosa, insomma, se ve lo metto qui, non mi ricordo quanto dura, se c'è un codice sconto promozionale ve lo metto lo stesso qui, che potete magari utilizzare. L'ho inserito e c'era lo sconto, mi pare, di $4 o $5, quindi era sempre un pochino meno. Facendo conto che comunque $19 sono all'incirca 14-15 euro, ecco, la borsa la pagano $10, 14 euro non è tantissimo più la spedizione ogni mese, ecco, quindi facciamo finta che anche in Italia costa 10 euro l'abbonamento anziché $10, 4 euro di spedizione. Ho fatto un po' questo conto, io ho detto: vabbè, alla fine non è male come cosa, anche perché all'interno i prodotti sono veramente validi e fichissimi, cioè alla fine, ripeto, qua in Italia non ci sono queste marche, quindi poterle acquistare senza dover pagare un'esagerazione, poterle provare a random, non è male come idea. Ripeto, io non farò l'abbonamento, però cercherò di magari acquistare vedendo vari video review di altri youtuber, perché se fai anche i video, magari sei una youtuber, acquisti la Lip Monthly magari di un mese e vuoi fare il video, ti aggiudichi
25 punti, mi pare, perché poi se sei registrato ti accreditano 25 punti. E con quei punti, sommati tutti insieme nelle varie volte che magari vuoi fare le review su Leap Monthly, loro ti abbonano un mese gratis, mi pare. Per eventuali informazioni vi consiglio di leggere bene sul sito stesso. Tutti i link ve li lascio qua sotto, come al solito. E niente, iniziamo a spacchettare la Leap Monthly. All'interno troviamo il fogliettino con scritto settembre 2014, qui dove ho letto appunto che se facevi il video ti aggiudicavi 25 punti, se inviti un amico 50 punti, e di qua invece da questa parte troviamo tutti i prodotti all'interno della bag con i vari prezzi di vendita normalissima, ecco. Quindi i prezzi sommati insieme potete vedere che sono molti più soldi di quanto costa poi effettivamente la Leap Monthly. E tiro sul primo prodotto, questo qua è della Pourlisse, e questa qui si chiama Hydra Balance Moisturizer ed è una crema normalissima, è una crema giorno per pelli normali, sensibili, ed è anche anti-aging questa crema qui. Si applica semplicemente giorno o notte dopo aver lavato e tonificato il viso, questo è evidente, come vedete è piccolina, è un sample, e costa normalmente $18, non ovviamente il sample ma la versione quella originale. Poi troviamo uno smaltino ed è della Jessie's Girl Cosmetics. Questo smalto fa parte di una collezione che ha creato Julie G in collaborazione appunto con Jessie's Girl Cosmetics, e questo è il colore K3C, che è questo color rosa salmone carino, non è male come colore, non l'ho ancora provato perché ovviamente avendo su il gel non ho avuto modo di provarlo, però mi piace tanto come colorazione, specialmente magari in primavera, non adesso in questo periodo. E questo normalmente lo paghiamo $3,99. Poi abbiamo un burro cacao stra idratante. Questo qua è dalla Ecolipse Pure and Simple ed è al gusto kiwi strawberry, quindi kiwi e fragola. Ricorda i chapstick che io usavo da piccola, cioè non riesco più a trovarli, ma io li adoravo i chapstick. Li ho già visti in qualche makeup collection di qualche youtuber. E infatti sono lì che rosico perché ne voglio uno subito. Mi ricorda l'infanzia, insomma quella alla ciliegia, mi ricordo. È un burro cacao organico e normalmente costa $3,49. L'ultimo prodotto che tiro su è Sherry Moya Lip Crayon, appunto una matita, un matitone, un marrossetto. La marca è Make Up by Sherry Moya e il costo normale di questo prodotto è di $8, quindi questo lo andiamo a pagare normalmente $8 ed è fatto in questo modo. Sembra molto idratante, qua provata sulla mano lascia questo velo di lucido molto molto idratante. È proprio un velo di colore che vi dà sulle labbra, che potete magari tenere in borsetta e riapplicarlo più volte al giorno. E poi come ultimo prodotto invece, sempre da Make Up by Sherry Moya, c'è questa matita occhi e labbra retraibile. Questa qua normalmente costa $3,99 ed è un color, qui viene chiamato latte 24, ed è un color caffè latte in effetti, non lo so, ditelo voi. Sembra un color caffè latte leggermente verdastro visto da qui. Come vedete non l'ho ancora spacchettata, è ancora avvolta dalla plastichina. E niente, questo era tutto quello che la bag, la Leap Monthly bag conteneva. Io rimetto tutto dentro e poi sistemo nella mia postazione tutti i prodotti, cercherò di utilizzarli prima possibile per farvi anche sapere come sono andati, se mi sono piaciuti eccetera eccetera. E niente, questo è tutto. Tutti i link, come vi ho detto prima, ve li lascio come sempre nell'info box, oramai è inutile che ve lo ripeto perché sapete già, basta cliccare mostra altro e vi esce una sfilza di link. Spero che questo spacchettamento live vi sia piaciuto. Se acquisterò future bag vi farò sapere, ovviamente farò dei video perché sia per i punti sia perché mi piace condividere queste cose con voi, perché sono, ve lo ripeto, prodotti fichissimi, cioè nel senso che qua in Italia queste marche non le troviamo. E poi mi piace tantissimo l'idea di questa borsettina, ho sempre adorato tipo le box dove inviano prodotti a random, ecco, dove tu paghi e non sai che cavolo si ritrovi dentro. Ovviamente sempre prodotti validi, quindi non vai mai a dire come ho speso male i miei soldi, cioè rimani sempre soddisfatto per uno o due prodotti che trovi al suo interno, quindi mi piace molto questa idea. E niente, io ho detto tutto, se ho altre cose ve le darò prossimamente in altri video. Ci tenevo a ringraziarvi perché so che in questo periodo sono comunque mancata e vedo che comunque mi guardate e mi cercate lo stesso, e la cosa mi fa davvero tanto tanto piacere, quindi grazie soprattutto a voi. E niente, io dopo questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vi mando tanti 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 calorosi abbracci e baci. Ciao patatini e patatine!